Grazie Eccellenza. Dunque, chiaramente per Rete e credo anche per chi coglie dei segnali politici, il governo, così come era emerso da dopo le elezioni, è ovviamente politicamente finito. Non è caduto, la norma permette di andare avanti. E quindi, non essendo caduto, non è caduto nei fatti nemmeno il programma. Ma tra quello che è il programma e quello che fattivamente verrà portato avanti del programma, le cose, gli aspetti sono molto, molto diversi. Quindi è vero, consigliere Giovagnoli, il programma è ancora quello. Ma indubbiamente con l'uscita di una compagine della maggioranza è normale che si chieda, che si ponga un solco e si chieda cosa volete portare avanti, cosa riuscirete effettivamente a portare avanti di quel programma iniziale. E, è ovvio che se Rete è uscita, come l'abbiamo detto più volte, è perché ci siamo resi conto che quel programma così com'era, con quelle riforme, con tutti quegli aspetti che noi abbiamo appoggiato, non c'era la volontà di portarlo avanti. Quindi, qual è la volontà? Oltre agli aspetti che avete sottolineato più volte, tra cui l'Unione Europea, ci chiediamo le altre segreterie che non sono direttamente coinvolte, cosa faranno? Quali sono i progetti futuri di quel programma che verranno portati avanti? Quindi quando si chiede cosa volete fare, è riferito ad una parte oggettiva e operativa, non quella del programma che conosciamo benissimo. Per quanto riguarda le due nomine che l'Aula andrà a votare, essendo segreterie di rete, avendo collaborato con i segretari, sia come maggioranza ma anche fattivamente come gruppo che li ha nominati, posso dire che sicuramente una grande sfida sarà quella che dovrà portare avanti il segretario agli interni. E mi riferisco al rinnovo del contratto PA. Ora, il nominativo proposto mi fa ben sperare in una razionalità nel portare avanti questo tipo di contratto, non essendo direttamente coinvolto per la propria vita lavorativa e personale all'interno della pubblica amministrazione. Mi auguro che riesca a portarlo avanti con una giustizia sociale che non si chiede, non si auspica che porti ad un'eliminazione anche di quelli che sono da sempre definiti diritti acquisiti, ma quantomeno un efficientamento di questi diritti in modo che l'efficienza della PA stessa si avvicini quantomeno a quella più tipica del mondo privato, per una sorta di giustizia. Quindi sapere che il nominativo è legato al mondo della professione, della libera professione e quindi che conosce perfettamente cos'è e quanto è importante l'efficienza lavorativa nel privato, mi fa ben sperare in un occhio un pochettino più razionale e in delle scelte che siano meno accondiscendenti rispetto a logiche magari più elettorali, diciamo così. Quindi auguro assolutamente, sotto il punto di vista umano, auguro buon lavoro a chi andrà a ricoprire le due cariche e anche ovviamente a chi andrà a ricoprire la delicatissima carica di segretaria alla sanità. Voglio complimentarmi con l'attuale ancora consigliera Mularoni
e da donna a donna e da cittadina a cittadina, spero che tanti di quei progetti, come ad esempio quello che riguarda la senologia, che ha fatto in questi anni tanti passi avanti e che la segreteria uscente, nella quale la segreteria uscente ha investito tanto, spero che insomma lei lo porti avanti, ma so che è un argomento che le sta a cuore, non ho dubbi. Quindi assolutamente auguro, appunto, sotto il punto di vista umano, un buon lavoro a chi prenderà le due segreterie, però mi sembra scontato dire che politicamente per noi sono delle nomine che non avrebbero proprio senso di esistere, perché la legislatura politica è terminata e forse sarebbe giusto ridare voce ai cittadini con delle votazioni a breve. Grazie, eccellenza.